Parliamo di cani, l'hai detto bene, insomma, durante il periodo estivo non abbandonate assolutamente il vostro cagnolino, portatevelo con voi in vacanza, fa bene anche a lui sicuramente prendere un po' d'aria fresca. Allora, intanto do il benvenuto alla nostra dottoressa Paola Cherubini, che è venuta biologa, educatrice e cinofora con il suo grande giocherellone Joy. Joy, tutto bene? Eh? È un cucciolotto in realtà, quanti mesi ha? Sette mesi, per cui quindi, insomma, piccolo, ma in realtà grande. Qualcuno sì, dice Rottweiler, però è buonissimo. Posso assicurare che sono un mondo di dolcezza. Ecco, si è messo seduto, già ha capito che deve fare il bravo in questa nostra chiacchiera. Poi Joy, giochiamo, prende le spazzole. No. Perché dai, dopo. Oggi affronteremo, insomma, un argomento molto importante, perché come noi soffriamo il caldo, anche loro a maggior ragione, forse lo soffrono ancora di più. Sì. Allora ci sono delle accortezze da prendere. Allora, iniziamo, Paola, io ti do del tuo, perché sei tanto giovane. Grazie. Con i consigli proprio per la cura del nostro amico a quattro zampe, il nostro amico probabilmente quello più fidato. Beh, io volevo fare proprio un promemoria, stiamo andando in ferie, cosa faccio? Rimango in città, perché mi hai detto che andiamo tutti al mare o in montagna, potremmo rimanere anche in città. Quest'anno soltanto un italiano su tre si potrà permettere di andare fuori, quindi ho il mio cane con me, cosa faccio? Allora, prima cosa importantissima, perché c'è stato anche un caso purtroppo di un cagnolino che è morto 3-4 giorni fa a Bergamo, non lasciare i cani in macchina durante le ore diurne. Più caldo, cioè. Mai, nemmeno dice ho lasciato il finestrino aperto, no, perché la ventilazione non è sufficiente. Quindi anche col finestrino aperto, certo, comunque il tetto della vettura diventa incandescente, certo, e arriviamo a 40-45 gradi in un attimo. Quindi il cane rischia la vita. In quel momento rischia la vita. Perché ricordo che il cane, diciamo, può abbassare la sua temperatura corporea soltanto con la lingua di fuori e dai piedi, dai polpastrelli. Uh-huh. Il cane non suda. Quindi tutto il resto del corpo mantiene una temperatura molto alta e quindi il cane ha solo questa possibilità. Quindi se noi, che ne so, esco di casa, sto tante ore fuori, però ho il terrazzo, ho il giardino, benissimo. Un punto all'ombra, ventilato, sempre acqua. Sempre acqua a disposizione. Sempre acqua a disposizione, sempre. Okay. Se sappiamo già che saremo fuori 4-5 ore, mettiamo anche dei cubetti di ghiaccio all'interno dell'acqua, così la mantiene fresca, è più piacevole. E certo, bere un'acqua riscaldata, acqua calda, è un conto, anche acqua loro fresca è più piacevole. E questo ovviamente sono i consigli un po' generici che noi possiamo dare per quanto riguarda la cura che noi dobbiamo avere, l'attenzione che noi dobbiamo avere per il nostro cagnolino in questo momento. Allora, però durante l'estate forse probabilmente ci sono anche delle cure maggiori, noi dobbiamo stare attenti, non so, quando lo vogliamo far uscire, infatti, e magari fare una passeggiata, perché ovviamente loro hanno bisogno loro di uscire. Loro comunque, come d'inverno, devono uscire per forza per fare i bisogni e per sgranchirsi le gambe. Allora, ovviamente le ore più fresche della giornata, quindi al mattino presto e la sera tardi, che poi è anche piacevole per noi. Perché un conto uscire alle 2 e un conto uscire alle 7. E legato a queste passeggiate, ovviamente non chiedere troppo al cane, cioè corse sfrenate dietro la palla, camminate per chilometri e chilometri, perché il cane ovviamente, anche che l'aria è fresca, comunque non sono 10 gradi. Per esempio qui fuori sul piazzale già faceva caldo per lui. Certo. E quindi cerchiamo di limitare la passeggiata. Se dobbiamo per forza uscire a mezzogiorno, perché anche noi abbiamo i nostri impegni, il nostro amico ci segue. Preferiamo zone ad ombra, non passiamo sull'asfalto rovente perché si possono scottare i piedi, e quindi e portiamo sempre anche acqua. E ricordo l'accortezza, perché a me per esempio capita, perché io ho un altro cagnolino piccolino che mentre lui alla fontanella ci beve, quindi se io nel mio percorso, poi Roma è piena di fontanelle, lui beve, la piccola no, perché il getto che viene dall'alto la spaventa. In quel caso una piccola bottiglietta con una ciotolina, la bottiglia d'acqua la posso acquistare per strada, la ciotola diventa un po' più complicato. Però, che ne so, i negozi di alimentari hanno le ciotoline, quelle in alluminio, in plastica. Si possono trovare. Per cui, insomma, possono trovarle, però ricordiamo che il cane deve bere, in questo periodo deve bere. Se usciamo verso mezzogiorno a tutti i costi, perché ci hanno telefonato, dobbiamo correre,
bagniamolo. Il cane si può bagnare, non è che deve essere asciutto per assolutamente forza. No. Quindi le sotto del ventre, quindi l'addome, le ascelle, i piedi, possiamo bagnarli, tanto mentre camminiamo si asciugano. Mai sopra? Sì. Cioè soltanto la parte... Sì, sì, possiamo bagnarlo tutto, anche sopra, però la parte importante dove loro sentono refrigerio è ovviamente la pancia, la parte delle ascelle e i piedi, perché da lì trasudano. E quindi li manteniamo freschi, ecco perché sono piccoli bambini. Sì, diciamo che le accortezze possono ricordare quelle di un neonato o di un anziano. Esatto. E infatti a questo poi vengono legati i pasti, quando lo faccio mangiare. Allora, prima di arrivare ai pasti, perché è giusto, perché anche l'alimentazione, soprattutto per i nostri cani in estate, deve variare un po', deve essere un po' differente, però parliamo del colpo di calore, perché anche loro, come giustamente hai detto, abbiamo del colpo di calore. Allora, chi è a rischio di colpo? Allora, il colpo di calore ovviamente è perché il cane è stato tanto tempo al caldo, non ha avuto possibilità di refrigerarsi magari all'ombra in un punto ventilato e quindi la temperatura sale molto e non potendo sudare come noi ovviamente vanno in colpo di calore. I cani scuri sono più soggetti, perché avendo un manto nero, se lui adesso lo fai uscire, basta un minuto e passi la mano, sembra proprio rovente, come se noi ci vestissimo di nero, e il manto che attira proprio i raggi solari. Come lo riconosco? Esatto. Perché non tutti siamo pratici. Infatti, cioè io vedo il cane, cosa fa? Il cane lo tocco ed è proprio rovente, la pelle qui sopra proprio scotta, poi respira in modo, adesso diciamo è solo accaldato, hanno proprio difficoltà a respirare. Se gli chiediamo di fare qualche passo comincia a perdere l'equilibrio, barcolla. E cosa faccio? Ovviamente devo trasportarlo in un centro veterinario il più vicino possibile. Nel frattempo però che mi sposto, perché magari devo prendere la macchina, devo abbassare la temperatura corporea, quindi bagno il cane, posso utilizzare delle borse del ghiaccio, perché magari lo sistemo in macchina e gli metto delle borse del ghiaccio a fianco e lo trasporto immediatamente dal veterinario. Infatti una cosa importante per chi si sposta dalla sua città e va al mare, va in montagna, appena arrivare chiedere un punto veterinario vicino di riferimento. Non succede mai niente. Però non ci siamo mai noi, no? Cioè, come noi che andiamo al primo pronto soccorso, più vicino, la guardia costiera, ci informiamo di queste piccole cose. Allora, ma Gioia è così giocorellone sempre, immagino. Purtroppo sì. Perché è un cucciolo, è ancora piccolo, gioca con tutto, basta che ha qualcosa per giocare e gioca. Esatto, e questo è importante, meno male, però non abbaia, per cui significa no, loro sono molto silenziosi, devo essere sincera, non sono cani abbaioni. Diciamo, non danno fastidio. In appartamento sono perfetti, in condominio. Perfetto, è il cane ideale, per chi abita in condominio, una razza ideale. Almeno no? Non si lamentano. Infatti, nel mio condominio dice: ma i tuoi cani non si sentono mai. Per cui questo c'è è già, invidia. È la differenza del, non lo so, del Yorkshire, che insomma abbaia. Ma i piccolini sono più nervosi. Per cui, esatto. Quindi gli si concede anche qualcosa in più. Allora, però sul Rottweiler ovviamente c'è sempre questo luogo comune che insomma sono molto aggressivi, no? Cioè questo in realtà non è. Allora tu come educatrice, perché poi tu educhi i nostri amici a quattro zampe, hai notato questa differenza tra razze, ovviamente quelle più docili e quelle meno ovviamente docili? Ovviamente sì. Il Rottweiler come va abituato? Il Rottweiler va seguito, è un cane che va seguito, nel senso che se ha un buon padrone che ha delle buone e sane regole di vita, è un cane perfetto. Io non lo cambierei con nessun'altra razza al mondo. È ovvio però, va seguito, perché specialmente magari i maschi risultano molto dominanti, quindi in una famiglia bisogna fargli capire qual è il suo posto, che non può ovviamente comandare lui, ma siamo noi a gestirlo. Quindi ci sono dei piccoli esercizi che si fanno con loro, gli si chiede di stare seduti, di stare a terra. Queste piccole cose li aiutano a capire. E tu Gioia l'hai educato ovviamente così, insomma. Sì. Ci puoi far vedere qualche cosa? Lo seguo io. Lo segui. Gioia. Si è fermato. Bravo. Bravo Gioia.
bravo. Ecco, adesso io l'ho accarezzato con i pantaloni bianchi, mi farà. Speriamo. Io mi sono tenuta sempre un po' alla larga, devo dire, no? Però ecco, lui. Bravo. Per cui i comandi. Ecco, a loro piace. Cioè loro sono per esempio una razza da lavoro, si dice, cioè sono cani che fanno qualcosa, tipo il Labrador, il riporto in acqua, il Terranova, il salvataggio delle persone, anche il cane da caccia fa un lavoro, fa il riporto della selvaggina. A loro piace che tu gli chiedi fammi fare qualcosa. Certo. E quindi questo serve a stringere un legame forte con il proprietario. Tu mi chiedi qualcosa, io la faccio e in cambio ho un premio, ovviamente. Che adesso è stato un bravo. Un'altra volta può essere un biscottino. Certo. Sì, certo. Tante volte a loro basta anche soltanto una carezza. Allora Paola, ti conviene metterti seduta, perché io vedo Joy ovviamente che vuole girare, vuole iniziare a giocare. Allora, stiamo parlando dei colpi di calore, ma non soltanto i colpi di calore sono pericolosi per i nostri cani, ma anche le scottature, perché anche loro si scottano. Sì, no? Sembrerà strano, perché dice hanno il pelo, e quindi che li protegge. Però per esempio ci sono razze, e specialmente i chiari, quindi i bianchi. Non so se conosci il Bull Terrier, il cane, certo, quello che ha il muso un po' lungo, allungato. Ci sono una specie di Bull Terrier che è albino. Quindi è proprio bianco, il pelo è molto corto. E come possiamo fare? Sotto il possiamo sole mettere una crema solare? Certo, totale. Ma le nostre, non c'è bisogno, cioè non esiste la crema solare per il cane. Assolutamente no. Però se in erboristeria troviamo quelle biologiche, quindi con estratti naturali, eccetera, possiamo tranquillamente passarla sul manto quando usciamo, e così lo proteggiamo. Perché i bianchi sono più soggetti, se ha pelo corto, ad essere scottati. Per cui insomma, mi raccomando, allora, adesso parliamo proprio della spiaggia, perché allora, come io ho detto, non abbandonate del mare, certo, non abbandonate il vostro cane, per cui portatevelo con voi, e molte persone appunto scelgono come località proprio il mare. Certo. Quale attenzione particolare dobbiamo avere? Allora, anche lì come i bambini, nelle ore fresche, ventilate, perché al cane piace stare al mare, gli piace farsi la buchettina sulla spiaggia. Una cosa però mi raccomando, non forziamolo a fare il bagno. Cioè io vedo tante volte i padroni che li tirano, ce li mettono in braccio, deve fare il bagno per forza. Perché se non gli va in quel momento, lasciamolo tranquillo sotto l'ombrellone. Cioè deve avere sempre ombra, acqua a disposizione. Ed inoltre, se il nostro cane, perché ci sono invece tanti cani che appena vedono l'acqua si tuffano immediatamente, benissimo, va bene, gli facciamo fare il bagno. Però ricordiamo che di sciacquare il nostro cane con acqua dolce, perché il sale marino potrebbe dare delle dermatiti. Fare la quindi doccia, comincia, cioè, come noi facciamo quando ci bagniamo. Solo con acqua, solo con acqua, lo laviamo prima di andare via dalla spiaggia, così si asciuga anche nel frattempo. E usciamo dallo stabilimento, dalla spiaggia dove siamo. Perché il sale può creare delle dermatiti. Perché hai visto quando anche noi facciamo il bagno, e la pelle sembra comincia a tirare la pelle. Loro questo tirare, noi sappiamo che è il sale, ecco, mi bagno, me lo sciacquo e via. Loro a questo ragionamento ovviamente non ci arrivano, non lo sanno, cominciano a grattarsi e creano un danno enorme, perché si fa un'infiammazione, può cadere il pelo, poi se è un punto dove ci arriva anche con la bocca comincia, poi essendo saporito, perché è salato, gli dà anche gusto, quindi il cane non lo deve fare, quindi fa il suo bagno, le sue cose, e poi lo sciacquiamo, portiamoci, che ne so, una tanichetta d'acqua, di fontanella, acqua naturale, insomma, non c'è bisogno dello shampoo, assolutissimamente. Allora, in estate però ci sono la tolettatura, e soprattutto in estate va fatta. Allora, noi quando pensiamo al cane, in realtà è quasi un'anomalia pensare al cane pulito, perfetto, perché il cane è cane, no? Allora, sono animali. Sono animali, per cui per quale motivo lo dobbiamo portare a fare il bagno, a pulirlo? Allora, ci sono delle scuole di pensiero un po' differenti, però la maggior parte dei nostri amici abita con noi, per cui voglio dire, perché con un cagnolino, diciamo, di 70 kg rimane a terra. Un cagnolino di 4 kg sale sulla poltrona, sale sul letto.
Quindi delle norme anche per noi, principalmente per noi, no? Vanno seguite. Ovvio, se il cane è sporco a lui non interessa, non certo. È che sta lì e dice voglio il profumo, assolutamente. No. Però anche per noi, e poi per loro fa bene la spazzolatura più che altro, più che la toilettatura, è la spazzolatura del cane. Ecco, io ho visto, tu hai portato un po' di strumenti del mestiere qui, perché sono tutte un po' diverse. Che, a ho cosa portato servono? I primi con le punte, queste qui di metallo, questo qui è un cardatore ed è indicato per cani, non per te ovviamente, a pelo lungo. Quindi, non so, un Terranova, oppure un border collie, un lessi, un pastore tedesco, tutto ciò che ha il pelo molto lungo, e il cane va pettinato in pelo e contropelo, sempre, perché qualcuno dice ah ma io lo passo così, fermo, che lo passo ho spazzolato, no. Bisogna una bella spazzolata energica, energica. Perché noi dobbiamo andare a togliere tutto il pelo morto, perché è come se il cane avesse in più un'altra pelliccia, certo. Due pellicce, quello che lui ha più quello morto. Poi ai cambi di stagione. E quante volte va fatta la spazzolatura? Se siamo dei bravi padroni una volta al giorno. Però se anche ogni 2-3 volte a settimana va bene, l'importante è che lo facciamo. L'importante che facciamo, togliamo il pelo nei semi, perché tu considera che per esempio il barboncino, che molti hanno in casa perché è un cagnolino carino, piccolino, gestibile, non perde il pelo. È una delle pochissime, penso l'unica razza che non perde pelo, quindi tu in casa non trovi niente. Non c'è magia, cioè non è che il pelo non gli cade, lo perde, perché rimane attorcigliato ai suoi ricci, diciamo. Quindi quel cane, se non venisse mai spazzolato, diventa il doppio pieno di nodi e basta, quindi dalla pelle nemmeno respira. E secondo me allora a quel punto tutti i giorni andrebbe davvero spazzolato il barboncino. Sì. Ci sono razze ovviamente che vanno seguite di più e razze di meno. Per esempio lui un cane ha pelo corto, infatti questa non è una spazzola indicata per lui, ma vengono usate queste spazzole qui, che hanno dei dentini piccoli molto fitti. A loro vanno bene perché gli tolgono il sottopelo e quindi si spazzola. Io te lo faccio vedere che lui, vedi, non perde pelo, però utilizzando la spazzola, perché io lo spazzolo, vedrai che all'interno della spazzola, guarda quanto pelo. E lui, hai visto, ha passato la mano e non si è mosso, passando la spazzola. Quindi vedi che il cane loro lo perdono, ha bisogno di essere spazzolato per fargli respirare la pelle, sennò porta due pellicce insieme, quella attaccata e quella persa, che ovviamente è quella che rimane che potrebbe dare davvero dei problemi ma come per noi, se non spazzolassimo i nostri capelli. Noi abbiamo la fortuna, perché avendo una posizione, come dire, eretta, ci cadono, facciamo così, grazie alla forza di gravità scendono. Però in casa si trovano, certo. Perché se tu vedi chi ha cani ti dice no, devo passare la scopa, perché il cane perde il pelo. Ovvio, un po' ovviamente gli cade, però non è la quantità corretta e la spazzolatura va fatta. Allora, dopo, ecco, questa, e poi ci sono, ecco, questo io vedo, è un cardatore sempre come questo. Più piccolino, per i cani per ovviamente più piccoli, per il pelo lungo, perché ovviamente andiamo ad adattare la spazzola anche alla dimensione del cane. Ovviamente. Il pettine è anche quello per i peli lunghi, cioè una volta che io ho passato il cardatore, se ho fatto un buon lavoro, cioè se la spazzolatura è corretta, il pettine deve passare così, senza nodi, non ci si devono incontrare nodi. Questo, insomma, è anche... Se poi abbiamo una situazione disastrosa perché non spazzoliamo mai, si va dal toilettatore. E questo è qui che entra. Degli altri accessori per poter aprire i nodi che ci sono, oppure nei casi più estremi tosare il cane nel periodo estivo, quindi tagliare il pelo corto ma non troppo, non a pelle, perché sennò rischiamo le scottature, perché il pelo è sempre una protezione per il nostro cane, che va lì e passa sotto i nodi e li toglie via. E poi il pelo ricresce come i capelli, uguale. Allora identico. Paola, andiamo a Lecce, dove c'è Maria. Buongiorno Maria, benvenuta al Cuore dei Giorni.
Maria? No, e la recupereremo sicuramente, sicuramente ci farà una domanda, stiamo ricevendo tante telefonate, mi stanno avvertendo ovviamente perché è un tema talmente tanto importante, no? Soprattutto in questo periodo, come aver cura del nostro cane, soprattutto in questo periodo. Se riusciamo a gestirli non sono un problema, perché qualcuno dice però i cani, ci vuole tanta pazienza, come un altro bambino, tante volte le persone non vogliono prendersi cura di un amico a quattro zampe soltanto per quel motivo lì, perché comunque il tempo ci vuole. Il tempo sì, va dedicato. È un essere vivente che va trattato come si deve. Come tale, infatti, perché se no non lo prendiamo. Se dobbiamo prendere il cane per avere un giocattolo nuovo in casa, lasciamolo dov'è, che sicuramente sta meglio. Perché loro se ne rendono conto se dovessero diventare un peso. Quindi io dico sempre, non voglio sentir dire la frase... era meglio non prenderlo. No, ecco, quello mai, non è, loro non sono mai un peso, sono una compagnia, un aiuto. Ci sono molte persone sole che hanno un cane, quindi non sono sole, hanno il loro amico a quattro zampe. Esatto. Quindi infatti è un binomio a sei. Esatto, sono sei le zampe, non sono quattro. Ma è vero, un quindi, binomio ecco, a sei. Se si condivide così la vita è molto piacevole. Veramente molto piacevole. Allora, iniziamo a parlare degli antiparassitari, perché loro hanno bisogno, hanno bisogno degli antiparassitari. Allora, come facciamo? Allora, in commercio ce ne sono tante marche, tante tipologie, dalla fialetta, lo spray, il collarino, vanno bene tutti, poi il nostro veterinario di fiducia ci consiglia questo è meglio, quest'altro è, questo non lo metto, perché ci sono anche, siccome sono prodotti chimici, ci possono essere anche delle intolleranze, per esempio il collarino. Per cui è sempre meglio fare una visita dal veterinario prima chiedere comunque consiglio di quale antiparassitario scegliere. Però l'antiparassitario va messo, specialmente nei periodi caldi. Buona regola sarebbe tutto l'anno, perché specialmente in città non si raggiungono mai temperature così basse, almeno noi centro-sud, per cui i parassiti non li troviamo. A novembre si trovano le pulci, perché stiamo parlando pulci e zecche, quindi però in questo periodo invece si deve. Adesso si deve. Ogni quanto? Allora, nei periodi caldi, come in questi giorni, ogni 20 giorni va rinnovata tipo la fialetta. Invece nei periodi quando la temperatura comincia a scendere, che fa meno caldo, una volta al mese è sufficiente. Ricordo poi che la zecca è pericolosa anche per l'uomo, quindi se facciamo delle passeggiate, siamo in montagna, andiamo per boschi, consiglio scarpe alte, pantaloni lunghi, ci vorrebbe anche la maglietta a maniche lunghe, però capisco che con questo caldo insomma non è piacevole. Però infatti in montagna si spera che la temperatura scenda un po' più bassa e proteggersi per noi. Loro la stessa cosa, perché la zecca è un ospite del cane, ma si stacca e diventa un ospite dell'uomo e può provocare anche malattie molto importanti. E come facciamo a coprirlo? Cioè basta l'antiparassitario bastano gli antiparassitari. Non ha bisogno come noi, No, assolutamente, no, perché il cane ovviamente... Talvolta si vede il cappottino, no? Cioè il cappottino... Quelle sono degli eccessi di mammismo, nel senso che Non certamente un Rottweiler, perché c'è il vestito per non mettere mai un vestito, un gonnellino, un Rottweiler, però no, non c'è bisogno di mettere abbigliamento per proteggere da... Però gli antiparassitari sì, perché la zecca che si stacca dal cane e si attacca sull'uomo può dare delle patologie molto importanti, tipo meningoencefaliti, febbre molto alte. Anche lì, se abbiamo una febbre alta, che stavamo benissimo fino a ieri, sono andato a fare la mia gita in montagna, torno la sera ho 40, immediatamente al pronto soccorso, raccontare cosa ho fatto, cioè sono andato per prati, per boschi, e cercarle, perché si infestano anche l'uomo. Allora, adesso voltiamo pagina, parliamo dell'alimentazione, che è importante, deve essere variata. Allora, cosa devono mangiare i cani durante l'estate? Allora, sul cosa, ciò che mangiavano durante l'anno va benissimo per loro, è il loro mangime, quindi continuiamo così. La cosa che non va fatta è forzare il cane. Allora, primo, se il cane io lo porto a casa in questa situazione, cioè che sta con la lingua di fuori, aspettare a farlo mangiare. Anche se è il suo orario, oddio, doveva mangiare mezz'ora fa.
Quando il respiro è tornato normale, si fa bere il cane e si fa mangiare. Finché il cane non è tranquillo come respiro, no. Inoltre, preferire anche con i pasti le ore fresche, quindi al mattino e la sera. Ed inoltre, se il cane non si avvicina alla ciotola, perché loro lo sanno quando hanno fame e quando non l'hanno, si sanno autogestire da questo punto di vista, non forzarlo, ma nemmeno lasciare a disposizione. Primo, perché se è un alimento umido, con questo caldo, va male, si inacidisce, va male. E secondo, perché il cane non deve prendere la brutta abitudine di fare come vuole. Ok, grazie alla nostra Paola Cherubini per questi consigli preziosi. Grazie Joy, grazie davvero, perché sei stato tranquillo. Insomma, è buonissimo, davvero, un Rottweiler l'avevo buonissimo. Ce ne sono buoni, ce ne sono tanti. Grazie davvero. Grazie veramente tante. Grazie davvero.